Fammi rimettere dentro questa. Quest'altra. Dobbiamo riparare ovviamente tutto quanto perché bim bum bam. Che due palle sta riparazione, roba. Fammi risalvare per sicurezza. Avrei dovuto fare tipo farlo prima, vabbè. E dobbiamo andare. C'ho una missione verde io qua, tra l'altro. Che è sta roba? Recupera gli... Ah, recupera gli oggetti smarriti. Ma vaffanculo, questo non ci frega niente. Racconta a Florian di Esther. Scopri cosa sa Florian. Aiuti Florian a salvare la fanciulla rapita. Vabbè, dobbiamo andare. Era... Florian stava di qua. Ciarlatano non si è più visto poi, da quando si è buggato. Ha detto io, signori. Basta. E adesso voglio pure aprire la cassettina di Florian. Gliela apro tipo davanti agli occhi. Voglio vedere che dice. Tanto dorme. Ed è anche facile da aprire. Veramente. L'ha chiusa col lucchetto tutta seria. E poi c'era tutta sta sella dentro. Floriano, ma dove va? Oh, adesso va a piangere dalle guardie. Va, andiamo insieme. Questa è la guardia. Florian, questa qua. Mi arrendo, mi arrendo, mi arrendo. Mi arrendo. Piede sti 60 sordi. Ma che me frega a me. Paga, vai, vai. C'ho 27k. Sì, arrivederci. Florian, mi parlerai? O dovevo assassinarti nel sonno? Ecco, parliamogli, va. Come posso aiutarti? Ho salvato Esther. Esterina. Really? Thank you. But where is she? Won't be long now. I got her out of their clutches, all right. I'm speechless. How can I ever thank you? By telling me all about the goings on with Rapporteur. They Esther found come me in the Esther tavern Benson, morning, no? caught me when I went to the shit pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapporteur. And a knight they called Sir Yezhek. And then what? They explained what they wanted from me, and I told them to sod off. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. And I thought it was just a drunkard's joke. But then they took Esther. Perché non ti sei Why rivolto a didn't you qualcuno? tell Beh, che domanda, però. Perché anyone? At first, I ovviamente took fa it il for a bad joke. falsario, tipo, perché cavolo And deve then, dire. when they snatched Esther, there was nothing to be done. Dicci dove sta Where will Rapocchio, I va. find Rapporteur? Rapunzel qua. He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me. Everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square, watching my house. So he's there now? Hard to say. Sometimes I see him in the tavern on the green, buying supplies. All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow, you hear? Why? Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. Esatto. I have my doubts. I suppose I'd better go. I'd hate the bastard to get away. Good luck, and thanks for the help. Good luck then. Oh, good luck to you. Mo stai a vedere che è tipo quello, Rapoto, sta fermo qua davanti, mi taglio dalle risate se è lui. Ma pensate, cioè praticamente quello c'ha tipo visto che stavamo qui che parlavamo. Quella Rapota. Sei tu Rapota, Are you vero? Rapporteur by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, but Tranne I'm un hoping to change lezzone, that. Rapota. Well, I don't have much time right now. Pure I'd best be un caga off. It'll only take a off. moment. All right then, what do you want? So che compri l'argento più. No, so che stai pedinando I know Florian. that you spy on Andiamo Florian. con questa, I know vediamo you were un po'. involved in the kidnapping of the bathmaid, and I know why you're doing it all. It seems there's no point making excuses. None. Now tell me where their workshop is. Of course, of course. That
That will be the best solution. So? Let's leave it for another time. Sta veramente scappando? Ma veramente? Cioè così scappa. Ma è, mamma mia, che pagliaccio. So, are you ready to talk? I will. Cascato istante da cavallo. Ma che cazzo? Che pagliaccio, Rapota. Tell me where the workshop is. Don't worry. L'hanno chiamato Rapota per quello, perché non è neanche una rapa intera, è proprio una rapetta. Una mezza testa di rapa. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Scullet's Hill there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it and the workshop is inside. Chi è il tuo signore? Who is your lord? Sir Yezhek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. Dici cosa è successo del coso, del castello. Come scopri chi lavora a Ramassasau, me l'ha data, ma what? Vincent, Count Lichtenberg. Lichtenberg. After his death it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronolf only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Yezhek led a revolt of the vassals, but Jobst rounded them all up. Only Sir Yezhek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. E tu che minchia c'entri? Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Yezhek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Yezhek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronov back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed him. Brno. Tra l'altro Brno o Berno, quello che sia, come mi avevate pure detto nei commenti, sono tutte quante città esistite. Mo adesso che ha pronunciato un nome conosciuto, mi è giunta ancora più forte alla mente la cosa, che Brno è una città che c'è ancora oggi, esiste, insomma, è anche una meta turistica abbastanza visitata. Per chi lavora Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's not for me to know. Sir Yezhek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. Boh, ho sentito abbastanza. Arrivederci. Can I ask you something? Yes? No. I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here and now. Se proprio devo. As you wish. Our Father, who art in heaven. Ma così in mezzo alla città non è che tipo si arrabbiano. Io salvo per sicurezza, che non mi fido. Vabbè, me ne vado. È stata una giornatina questa qua, eh? Ne abbiamo fatte di marachelle qua in giro. Bene, bene. Dobbiamo andare a richiedere l'intervento di Ulrich, giustamente, no? Il nostro amico cavaliere che stava indagando. Nuovo livello raggiunto in cavallerizzo. Sai che dovevo attraversare da quest'altra parte. Mo salto. A posto. Sacra. Ah, sacra. Curva. Bliat. Di qua.
Meglio usare i punti, eh. C'ho qualche livello, no, non c'ho livelli da tirare su. Che poi non siamo neanche vicinamente al massimo delle statistiche delle cose, però già insomma ce la giochiamo proprio allegramente, direi. What? Ma io pensavo di avere... Mi ha dato un milione di porchiddu. I finally found out where the Forge's workshop. Siamo passati due giorni, ogni quanto deve mangiare Rischi qua. The supply source. Their workshop is somewhere in the mines. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. I will be glad to give it. Lead on. Lead on. E adesso. Ok. Quindi siamo a piedi adesso. Non sarà facile, chissà quanti ce ne stanno qua. Se siamo in due ci saranno 10 persone probabilmente. Forse era il momento di vestirmi pesante qua, però che diavolo ne potevo sapere io. Si è perso. Sta tutto mangiato, dove è andato? Oh, ecco, ma sta, scusa, Lidon e poi via e va, vabbè, rip. Faccio la spada qui. Well now, look what's come crawling out from under some rock. What's that? You! Hey, who's there? Oh, intanto hey, muoio. All of you, gather here, raise your arm! Ma, I'm going to enjoy this. Che succede, oh? Gut, help me! I'm going to enjoy this. Get over here! Ma sono una cifra, oh. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. Come here. Tocca essere aggressive qua, perché sennò questi ci fanno il pelo. Io non, ma dove cazzo sto andando? Sto andando in cielo. Arrivederci. Dove? Che sta succedendo? Ok, ok. Vai, vai, vai. Ne ho sparagati 27. No, mi serve. Devo sbragare questo prima che arrivi quell'altro amico. Tra l'altro sembra che sia scappato in realtà. Sì, sì, vai. Arrendite su sto people. Raise the alarm. Dov'è che sta quell'altro? Ma... Che diavolo? Boh, vabbè, quello è scappato veramente a Focene, io non so dove sia andato. Intanto vediamo un po' se c'avano qualche luttino decente, ma credo che questi fossero vestiti abbastanza di stracci. Ripariamoci la nostra robina pure, che male non fa. Specialmente col kit da sarto, perché le sciarpe a quanto pare accusano veramente il colpo niente male. Salviamo nel mentre, che ne so, così. Questo che c'aveva addosso? E vabbè, però le brachette, i groschen, qualcosina. Qualcosina si tira fuori da questi cadaveri. Principalmente i groschen, mi sa. Sì. Mamma mia, questo ragazzi c'aveva i soldi per i cosi, gli occhi per piagne, non c'aveva questo. Che aveva tutti bene o male, almeno una cottina di maglia. Questo è venuto con la tuta della Roma. Ulrich, abbiamo fatto qua. Sono finiti. Io non so che fine avessi fatto tu, dove sei andato a uccidere la gente. Magari accendiamo la luce, che dici? Ma che è sta roba? Dei sacchi. Guarda che lui parte, eh? È partito. Ma dove è andato? Ma che what? Ha
fatto un chilometro in un secondo. Sa anche esattamente dove dobbiamo andare, Ulrich. E posso placcarlo per qualche motivo. Sarei dovuto vestire pesante per l'occasione, raga. Me ne pentirò. Ecco, ce ne stanno altri qua. Il laboratorio dei falsari. Salve. What is going on here, boys? E questo è il capo, mi sa, questo pezzo di schifo. Jesus Christ, who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the Royal Hetman, Sir Radzig Kabila. E mo so cazzi tua. That's no concern of yours. I'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please, don't take this personally. Wait! What? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that! Adesso dobbiamo, che dobbiamo fare? I have no choice, as you are aware. Dobbiamo combattere con lui adesso, no? He may have valuable information. For that exact reason. My master does not wish this man to fall into the wrong hands. Especially those... Amico mio, però. Villain. Ah, potresti mentire sulla sua morte, però poi rischia di farsi ammazzare. You're a traitor. The world is not so black and white, boy. We were on the same side for a while, but no longer. That is... Adesso ti scanno, caro mio, a me serve vivo. You don't have to go back to the Rosenbergs. How do you know about the Rosenbergs? Master Feyfire recognized the writing on your letter of passage. Just as I said. There is nothing safe from prying eyes in this land. And where would you suggest I go? Perché into Sir Radzig's service? He needs people like you. I serve Kubila? Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But I was wrong about you. You are not so clever as I thought. Really? If you were, you would not have told me how you came to know I served the Rosenbergs. You have signed not only your own death warrant, but also Feyfer's. A meno che tu non muoia qui, amico mio. Hunsfot! Non avrei voluto farlo, devo dire, zio, ma... Oh no! Aspetta, attendi, aspetta. Tiro fuori la spada, eccomi, ci siamo. Parata. What? Ma perché... Not so brave now, are you, young man? Ma usa la spada, ok. Non capivo. Se la gioca il ragazzo. No. Geh zum Teufel! Come then. Let's see what you're made of. Mica puoi sempre andare liscio con le tue parate del ciufolo. Fortunatamente gli hanno già levato mezza vita i colleghi fuori. What? Vogliamo far finita qua? Buon Dio.
Sto decidendo cosa fare di Ulrich. Però ha detto che questa era la mia condanna a morte. Tu rimani qua e non ti muovere. Dov'è la spada di Ulrich? Ma ha fatto da solo? Oh, sì, è morto per conto suo, vabbè. È esploso. Mi spiace, Ulrich, è stato bello. Chiave dei bauli, chiave delle porte, corazza francofona qua, spallacci di Brandeburgo. E mettiamo tutto sul cavallo, se sempre che sia possibile farlo. Cavolo, la corazza francone. L'avrà fatta un tale che si chiama Franco ed è grosso, non lo so. Volevo vedere la sua spada io più che altro, ma mi sa che è piombata sottoterra per sempre. Vediamo se ce l'ha qua. No. E niente, poi. Niente, niente. Le brache imbottite lui c'ha, tra l'altro. Ma le brache imbottite quanto rumore fanno? Peso, prezzo. Perché forse sono meglio dei pantalonacci che ho io. Però magari non cambia nulla. Vabbè, andiamo, va. Possiamo trovare un accordo, no? No, caro mio. Let's go. Master Faithfar is very keen to meet you. Let's go! Good work, Henry. Thank you, Master Faithfar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rattai then. Rattai. Torna a Rattai e parla con Radzing Kobla. Bene, allora, signori, io direi che ci possiamo fermare qui. Ci vediamo la settimana prossima. Fammi spegnere sta torcia direttamente a Rattai. Belli puliti e sistemati, diamo una sistemata. Io oggi pomeriggio tra l'altro farò un piccolo stream in cui magari iniziamo qualche quest secondaria. Ma quando vedrete questa puntata saremo già settimane avanti rispetto a quello stream che ci sarà stato. Insomma, diamo una bella ripulita al ragazzo, sistemiamo eccetera. E dopodiché la prossima settimana andiamo avanti. Se siete arrivati fino a qui chiaramente vi ringrazio per aver seguito il let's play fino alla fine. Chi segue il canale lo ringrazio due volte, chi non lo segue lo invito a farlo perché più siamo e meglio è. Dale tutto, bella vips, e alla prossima, ciao!